E se la vera ragione di questa quarantena fosse quella di sprofondare in questo stato di calma e di noia per riuscire veramente a capire cosa ci sta succedendo intorno? Jaya the Indigo, welcome back to my YouTube channel. Finalmente torno con un video talk, un video in cui parlo senza grandi filtri, schemi, programmi. Ho bisogno di fare un video talk perché penso a questo video praticamente da una settimana. Poi, per colpa della mia allergia, se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto, non sono riuscita a girarlo perché avevo veramente il naso super chiuso, super gocciolante e gli occhi super gonfi. Infatti, se farò qualche breve pausa in questo video è sicuramente per soffiarmi il naso. Non vedo l'ora di girare questo video perché innanzitutto volevo tornare con un video su YouTube. Lo so che sono un po' latente in questi mesi. Purtroppo non mi sento me stessa e questo è il motivo, vi ho anche spiegato su Instagram, per cui non sto producendo contenuti né qui né sugli altri social, ma spero davvero di riuscire a superare questa fase e oggi volevo parlarvi anche di questo. Ma soprattutto non vedevo l'ora di fare questo video perché mi mancate tantissimo, mi manca un sacco l'interazione, mi mancano i vostri feedback, mi manca la condivisione, insomma, mi manca la mia community. Siete davvero fantastiche perché vi fate sentire ogni giorno su Instagram, però voi sapete che per me YouTube è quella piattaforma che riesce a connettermi con voi in una maniera un po' più spessa, una maniera un po' più importante. Voi sapete come la penso sugli altri social, io nasco come YouTuber e per me è una piattaforma che mi dà veramente un grande spazio per esprimermi e per dimostrarvi o mostrarvi quella che sono realmente. Gli altri social per me sono un po' troppo restrittivi, sono un po' troppo veloci. Pensate solamente alle restrizioni in termini di tempo, per esempio sui video, su Instagram, per quanto riguarda il feed. Adesso c'è IGTV, ok? Però non lo so, YouTube per me è la piattaforma secondo me migliore per espletare idee, sentimenti, passioni e questo è il motivo per cui io mi sento davvero a casa qui. Non volevo fare una grandissima premessa, ma come vi ho detto prima, questo è un video talk che non faccio praticamente da credo un anno. Mi sono accorta che facevo molti più video talk e con la denominazione video talk io intendo proprio video dove io sono in una specie di flow in cui parlo, racconto, mi apro, condivido e mi mancano tantissimo perché secondo me sono dei video super spontanei, sono dei video che vi danno davvero la vera immagine, la vera percezione di me. Sono dei video sicuramente più lunghi, quindi per le persone a cui non piace, non piacciono i video lunghissimi, magari questi non sono propriamente, nel vostro stile. Però sono anche dei video molto genuini, molto trasparenti, perché ovviamente la persona davanti alla telecamera, ovvero io in questo momento, parla, 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 non c'è esattamente, cioè c'è un tema, però non c'è esattamente uno schema. Oggi avevo voglia di parlarvi, avevo voglia di sentire anche la vostra, quindi aspetto ovviamente i vostri commenti e avevo voglia di condividere. Mi ero promessa di non parlare, di quarantena, di coronavirus, perché trovo che in questi 2 mesi siamo stati davvero overwhelmed, sopraffatti da informazioni, da notizie. Io sono dell'idea che in questo momento dovremmo affidarci solamente ad informazioni ufficiali e magari lasciarci influenzare meno dalle opinioni di altre persone, che ovviamente possono raccontare con i loro occhi la loro esperienza, però ovviamente è molto personale. In primis, sono una persona che è molto sensibile, quindi anche in questi giorni, in questi mesi, perché ormai sono 45 giorni di quarantena, e mi sono sentita sopraffatta da tantissime emozioni di cui oggi vi voglio anche parlare. E sicuramente seguire persone che continuavano a parlare del coronavirus a me personalmente non ha fatto bene. Quindi per questo motivo all'inizio avevo deciso di non parlare di quarantena, non parlare di coronavirus.
Ma poi ho condiviso con voi su Instagram una serie di sensazioni. Ci siamo confrontate tantissimo su queste sensazioni, su questi stati d'animo. Questo sharing is caring si è fatto sentire anche adesso. Voglio fare questo video per sapere anche voi cosa ne pensate. Voglio sapere com'è la vostra esperienza. Voglio raccontarmi un po' più profondamente rispetto a quanto faccio su Instagram. Voi sapete che per me le stories sono troppo corte, troppo restrittive e poi svaniscono dopo 24 ore. Invece certe cose sarebbe bello veramente tenerle impresse, non soltanto nella memoria, ma tenerle salvate. Quindi oggi parliamo e spero che sia proprio un dialogo con voi community, perché voglio assolutamente avere un feedback da voi. E infatti la mia prima domanda è assolutamente: come state? Come sta andando questa quarantena? Mai una domanda è stata più semplice di questa, però allo stesso tempo più complessa di questa, come in questo periodo. Anzi, io vi ringrazio tantissimo perché siete stati davvero fenomenali, siete stati davvero una community in questi 45 giorni, perché chi di voi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto che il primo mese l'ho vissuta veramente malissimo e mi siete stati tantissimo vicino. Lo so che sono amicizie virtuali quelle che si sono create tra noi, però non sapete quanto importanti sono, soprattutto in un periodo come questo, come il periodo della quarantena, dove anche le relazioni reali, quindi quelle con le famiglie e con gli amici, diventano virtuali. Ecco, per me la J Family è sempre stata una super famiglia e in questo periodo si è fatta sentire proprio come la mia famiglia, proprio come i miei amici, e questo mi ha dato tantissimo. Questo è sicuramente il potere dei social e sicuramente il potere della community che abbiamo costruito insieme in questi 3-4 anni. Parlo di me, io vi dico che adesso sto bene, come potete vedere, sto decisamente molto meglio. Ma per iniziare a parlarvi di questi 45 giorni, di come ho vissuto questo periodo, di questa quarantena, voglio iniziare con uno schema che ho trovato su Instagram di Cecilia Canales. È uno schema che mi ha fatto riflettere tantissimo e devo ringraziare la mia amica Veronica per averlo pubblicato nelle sue stories e quindi per aver divulgato questo messaggio. Questo schema ve lo metto qua. È molto esplicativo per quanto riguarda appunto le fasi di questa quarantena. Ci sono principalmente tre fasi: la fase della paura, la fase dell'apprendimento e la fase della crescita. Io personalmente mi trovo in questo momento nella fase dell'apprendimento, non sono ancora nella fase crescita, spero di arrivarci molto presto perché nelle ultime 2 settimane sto davvero molto meglio. E come tutti, sono passata anch'io per la fase della paura. La fase della paura per me è durata 30 giorni, sono stati veramente 30 giorni destabilizzanti perché io non mi sono sentita me stessa. Questo è il motivo per cui sono un po' sparita sui social, qui su YouTube, su Instagram, perché mi sono sentita bloccata emotivamente e psicologicamente. Stavo male, avevo una serie di emozioni contrastanti e non che mi facevano veramente sentire uno schifo. E non riuscivo a reagire, mi sentivo proprio bloccata e la cosa mi faceva un male cane assurdo, tant'è che sono poi insorti dei problemi come attacchi di panico e la cosa mi ha davvero davvero spaventato perché io non so se voi avete mai sofferto di attacchi di panico, però è una cosa innanzitutto bruttissima, è una sensazione davvero brutta, ma soprattutto quando poi ritornano è difficile farli andare via, ci vuole proprio. Cioè, rimangono per un periodo, bisogna proprio lavorarci, bisogna fare proprio una sorta di terapia su se stessi. Non è che un giorno hai un attacco di panico, il giorno dopo stai bene, è veramente brutto. E prima fase, 30 giorni, mi sentivo completamente bloccata, avevo queste sensazioni che mi facevano stare malissimo. Innanzitutto la paura, e sinceramente non è mai stata una paura per me stessa. Io mi reputo una persona che sta molto bene da un punto di vista medico-sanitario, quindi non ho mai avuto paura che questo virus potesse in qualche modo rovinarmi la vita. Dovessi prendere il virus, so che comunque le conseguenze non sono così gravi come magari un anziano o una persona con una malattia, magari o con delle situazioni
pregresse di salute e quindi non mi sono mai veramente preoccupata di me stessa, magari anche ingenuamente, ma la mia paura più grande ovviamente è stata per la mia famiglia. La mia famiglia, la mia nonna ha 97 anni, il mio papà ha una malattia immunodepressa, quindi la cosa mi ha veramente paralizzato, cioè il pensiero che potesse succedere loro qualcosa ha risvegliato in me una delle mie paure primordiali. Voi sapete, sono stata adottata quando avevo 6 mesi ed ero in un orfanotrofio, quindi mi è stata diagnosticata subito la paura dell'abbandono. La paura dell'abbandono ovviamente include anche la paura della morte delle persone care, perché ovviamente l'abbandono più definitivo è sicuramente la morte. Strano ma vero, non ho paura di morire, ma ho paura che le persone muoiano, quindi la cosa mi ha davvero paralizzato, perché quando viene risvegliata una tua paura primordiale è difficile da digerire. E la seconda sensazione, la seconda emozione che ho vissuto è stata tristezza, tanta tristezza, perché ovviamente continuavamo ad essere bombardati da queste informazioni, da questi lutti, da questi decessi, da questi ricoveri, da questa mancanza sanitaria di strutture ricettive e di terapia intensiva. Quindi ti viene un po' l'ansia, perché ti sale una tristezza incredibile per il resto delle persone, per noi italiani in generale. Cioè la tristezza è una sensazione che mi ha pervaso e continua a pervadermi anche adesso, per il fatto che è triste che nel 2020 uno stato come l'Italia non sia pronto ad affrontare una pandemia come questa. La Germania, per esempio, e vi assicuro non voglio parlare di nessuna questione economica e politica, però la Germania l'ha saputo trattare meglio. La terza emozione è sicuramente la frustrazione e la rabbia, quindi sono due emozioni in una. Ero molto molto arrabbiata perché, voi sapete, come imprenditrice di una startup che ha iniziato il 2020 col botto, perché abbiamo fatto 2 mesi fantastici, 2 mesi in cui non mi sembrava vero, 2 mesi in cui ho pensato ok, il 2020 è l'anno della svolta, perché il 2019 ho seminato, ho assunto 8 persone, le ho formate, ho creato un team, adesso il 2020 finalmente porterà i frutti e potrò veramente godermi questi frutti. E invece no, arriva il coronavirus, quindi ho avuto questa frustrazione, questa rabbia assurda dal punto di vista imprenditoriale. Non ho avuto paura e non ho paura, ma magari ve ne parlo dopo, a livello economico della mia azienda, però ovviamente una grandissima rabbia, una grandissima frustrazione, perché se, per esempio, se questi mesi dovremo attingere dai guadagni dei mesi scorsi, ovviamente mi girano le palle, giusto? Però ovviamente c'è di peggio, ci sono aziende che chiudono, ci sono aziende che lasciano a casa i dipendenti, noi stiamo cercando di fare il possibile. Se vi interessa un video su come sto gestendo la questione imprenditoriale, scrivetemi sotto nei commenti, perché non posso aprire troppe digressioni in questo video, altrimenti già durerà tantissimo. Se inizio anche con le questioni business, vi assicuro che vi stupirete subito. Un'altra emozione che mi ha travolto tantissimo in questi primi 30 giorni è stata sicuramente il senso di colpa. Senso di colpa perché avrei voluto tanto reagire meglio, avrei voluto reagire in modo più responsabile, e invece mi sono totalmente bloccata, totalmente mi sono lasciata sopraffare da tutto e non ho saputo reagire come volevo, ed è il motivo per cui non vado in ufficio dal 7 marzo. All'inizio è stato molto difficile perché come leader di un gruppo mi sono sentita davvero una fallita a non poter essere forte per loro e non poter andare in ufficio per dimostrare che sono forte. Non lo so come spiegarvi, cerco di spiegarvelo come ho cercato di spiegarlo a Ian, perché ovviamente anche Ian mi spronava ad andare in ufficio,
diceva che il vero leader si vede nei momenti di difficoltà e che il mio team aveva bisogno di me. E ha ragione. Io sono sempre dell'idea che il mio team non fanno il loro lavoro perché mi ascoltano. Cioè non sono dei bravi broker perché mi ascoltano. Sono dei bravi broker perché credono in me. E la differenza tra listening e believing fa totalmente la differenza. Non me la sono sentita in questi mesi di andare in ufficio perché non sono credibile. Io sono una persona molto trasparente. Se io dentro di me sto male, non riesco a trasmettere davvero la mia energia come boss, secondo me il dipendente intelligente lo percepisce. Quindi cercavo di spiegare questa differenza a Ian. Ovviamente ho briefato le persone per affrontare questa crisi, perché comunque per noi è una crisi economica. Ovviamente ho trasmesso il mio know-how e le mie competenze nel limite del possibile, perché non ho mai vissuto una pandemia, non ho mai vissuto questo problema a livello economico. Però a livello emotivo e psicologico, io i primi 30 giorni lo stavo talmente male. E anche fisicamente stavo male, quindi avevo questi attacchi d'ansia e panico, che secondo me sarebbe stato veramente controproducente andare in azienda. È stata una cosa su cui ho dibattuto tanto con Ian, è stata una cosa su cui lui ha preso una presa di posizione diversa, infatti lui è andato tutti i giorni al lavoro. Non lo so, alla gente manca tantissimo la normalità, ma in realtà manca anche a me, manca andare al lavoro, mi manca e sento di essere sulla strada giusta per ritornare ad essere me stessa e quindi ritornare anche a essere un boss, un leader e quindi potrebbe anche essere che settimana prossima torno al lavoro. Anzi, oggi l'ho scritto anche a Ian perché se mi sento tornare in me, si dice così, non lo so. Nel momento in cui Jaya torna Jaya, vi assicuro che Jaya è una boss e Jaya va al lavoro, però Jaya in questi mesi è stata veramente molto male. Parliamo di social media. Oltre al fattore super importante del fatto che i social hanno assunto un ruolo incredibile in questa quarantena perché hanno veramente connesso le persone e come vi dicevo prima, io sono grata di avere la mia J Family, la mia community. Allo stesso tempo però io ragazze, non so voi, ma io mi sono sentita veramente overwhelmed perché non lo so, la gente su Instagram è impazzita. Ci sono tantissime persone che con il loro push, non lo so, seguo profili che dall'oggi al domani, improvvisamente in quarantena, si sono messi tutti a fare yoga, tutti super personal trainer, tutti a cucinare, tutti MasterChef. E a me è tutto questa push, 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 cioè a me mi ha dato un'ansia incredibile, ma i social media mi hanno veramente offuscato il cervello. E per le persone che hanno vissuto la prima fase come l'ho vissuta io, è un po' destabilizzante vedere tutte queste persone voler assolutamente fare qualcosa subito per riempire il loro tempo ed ero veramente da una parte sopraffatta dalle notizie, dall'altra mi sentivo quasi stanca che tutte queste persone dovessero per forza dirmi di dover fare qualcosa, come se il silenzio e la calma che stiamo vivendo non avesse valore. Vorrei cercare di spiegarvi questo concetto nel modo migliore possibile, però è una cosa che ho dentro la testa e sto cercando di tradurla in modo comprensibile per altre persone, spero che mi capiate. E se la vera ragione di questa quarantena fosse quella di sprofondare in questo stato di calma e di noia, per riuscire veramente a capire cosa ci sta succedendo intorno? E i social network sono stati importanti, come vi ho detto prima, però sono stati anche in qualche modo eyes opening, mi hanno fatto capire quanto tempo ho perso dietro cose inutili. Voi sapete, non sono una persona che si interessa tantissimo del follower, del likes. Io ho sempre voluto creare una community di persone, di donne
con i miei stessi obiettivi, con le mie stesse passioni, in modo da poter veramente condividere tantissimi aspetti della nostra vita. E il mio obiettivo sui social è sempre stato quello di creare un gruppo affiatato, quindi non un gruppo di 200.000 persone, perché non riuscirei nemmeno a gestirle. A me piace avere proprio un contatto diretto, mi piace rispondere a tutti i DM, mi piace conoscervi a livello virtuale e poi ovviamente avere l'occasione di vedervi in un Insta Meet, e questo ovviamente è possibile quando i numeri sono ridotti. Ovviamente fa piacere quando un canale cresce, però sono anche contenta dei piccoli achievement che ha fatto la nostra J Family. In qualche modo, però, tutto questo social mi ha fatto un sacco capire veramente la futilità di certe cose, la futilità di un like. Per esempio, quante volte abbiamo messo un like a una foto di una nostra amica e in qualche modo ci siamo sentite sollevate per aver fatto sentire la nostra presenza anche se non l'abbiamo chiamata. Non so se rendo l'idea. Molte volte facciamo un like perché in questo modo ci facciamo sentire, siamo presenti, ho visto cosa hai fatto, sono felice, magari lasciamo un commento. Ma perché non la chiamiamo questa amica? Ma quando siamo presi da mille cose, quando corriamo verso i nostri obiettivi, quando durante la giornata non ci fermiamo un attimo, non abbiamo sicuramente tempo per pensare, non abbiamo tempo per riflettere, nemmeno sulle cose stupide, figuriamoci sulle cose importanti. What if questo tempo che ci è stato dato, questa noia apparente, perché sono la prima che all'inizio mi ha completamente destabilizzato, non sia in realtà un periodo perfetto per capire veramente dove vogliamo andare? Maybe we really need to stop. Non dobbiamo continuare a fare miliardi di cose. Innanzitutto sono dell'idea che ognuno debba reagire di fronte a questa crisi, perché è una crisi sociale, economica, ma è una crisi anche dell'essere umano, nel modo in cui più ritiene opportuno. Non esiste un modo giusto o sbagliato di affrontare questa situazione. Secondo me abbiamo un po' perso il senso delle cose, soprattutto in questi ultimi anni, con i social network, con tutte queste nuove professioni. Voglio fare l'influencer, voglio fare la blogger, TikTok, insomma, tutte queste cose qui non stanno rubando tempo alle cose che sono davvero importanti? Per me questa è stata una riflessione di questo periodo. Amo fare video su YouTube, per me è una passione. E se è una passione stare su Instagram, dovete continuare a starci. Però nel momento in cui diventa quasi una droga o diventa quasi una cosa che ruba tantissimo tempo alla vita, ha veramente senso? Io mi sto facendo tutte queste domande in questo periodo e volevo proprio condividerle con voi perché voglio sapere la vostra opinione. Questo periodo di quarantena, questo coronavirus, questa situazione che sembra quasi surreale e che adesso sta diventando più una sensazione di arresto domiciliare piuttosto che pandemia, mi ha fatto veramente riflettere tantissimo su tantissime cose. Come ho detto prima, sulle cose importanti, sui valori, sulla famiglia, sugli amici, su voi, sulla J Family. So che sembra scontato, sembra la classica frase fatta, ma non lo è. Non lo è perché questi 45 giorni li ho vissuti circondata da tutte le mie facilities, non so come esprimermi meglio in italiano, nel senso che non mi manca nulla di materiale, ho una casa, ho un lavoro, ho tutte le mie cose, i miei computer, ho tutto, ho Netflix, ho i social, ho i miei vestiti, ho tutto, ho veramente tutto. Però non ho niente perché innanzitutto non ho nessuno con cui condividerlo, ovviamente tralasciamo Jan che è parte di me, quindi io e lui siamo una cosa sola. Intendo che non ho la mia famiglia, non ho le mie amiche. Mi sono accorta che non ho niente rimanendo qui con tutte le mie cose materiali. Non ho veramente niente. E sono fortunata in realtà perché io ho un lavoro, perché ho una casa, ho un tetto e io ho anche la fortuna di avere un giardino. Quindi questa quarantena non l'ho vissuta proprio in super clausura come in 20 metri quadrati di appartamento a Milano. E questa quarantena ti fa capire proprio questo. In realtà, in questo
cubicolo in cui viviamo, in questa casa, in questo appartamento di 20 metri quadrati. In realtà abbiamo tutto perché abbiamo la salute, abbiamo l'amore, se abbiamo la fortuna di vivere con il nostro fidanzato, il nostro compagno. Abbiamo l'amicizia se invece magari siete coinquiline universitarie oppure se vivete con degli amici. E abbiamo onestamente tutte le cose materiali perché abbiamo il nostro computer, è la nostra finestra sul mondo perché c'è il wifi, abbiamo comunque soldi, possiamo ordinare il cibo delivery, possiamo, insomma, non ci manca niente, ma in qualche modo c'è un vuoto assurdo dentro di noi. Cos'è il vuoto assurdo? Sono le persone, il vero social, la vera socializzazione. Se ci pensate, questa quarantena non ha fatto altro che farci apprezzare ancora di più le cose davvero importanti della vita: la famiglia, la salute, le amicizie, la vera socializzazione, che non è quella sui social. Io personalmente non sono una persona che ha mai dato per scontato nulla, ne sicuramente un po' mi conoscete. Io cerco sempre di apprezzare le piccole cose, le cose che davvero contano, proprio perché so cosa vuol dire quando mancano. Lo so per la paura dell'abbandono che mi ha sempre perseguitato e che mi perseguita sempre da quando sono nata. Lo so perché quando ci sono stati questi mostri all'interno della mia famiglia e la mia famiglia è caduta in ginocchio, so cosa vuol dire perdere, so cosa vuol dire apprezzare un lavoro, perché quando non vieni apprezzata o quando subisci mobbing, capisci realmente tante cose. Però questa quarantena in qualche modo ti fa sentire ancora di più, proprio nel senso sentire all'interno della pelle quanto quelle cose siano importanti, che forse ci stavamo perdendo dietro altre cose, magari più futili, magari più superficiali. E io, sinceramente, io spero che non torneremo come prima, io spero davvero che non torneremo alla nostra vita precedente, perché se così fosse, vuol dire che non avremmo imparato niente da questa esperienza. Il coronavirus ci ha messo di fronte alla fragilità vera della vita. Ci ha fatto capire quanto è importante la salute e quanto sono importanti gli affetti, ma soprattutto la vicinanza degli affetti. Io spero con tutto il cuore che non torneremo come prima. Spero con tutto il cuore che non torneremo alla nostra vita precedente, perché voglio che questa quarantena sia una lezione di vita. Una lezione di vita che ci faccia davvero riflettere. Guardiamo il mondo con occhi diversi, con occhi più consapevoli, con una maggior consapevolezza. Io personalmente mi sento di aver trovato una consapevolezza nuova in questo periodo e sono nella fase appunto learning, sto ancora cercando di capire come canalizzarla per sfruttarla al massimo. Per sfruttare al massimo il potenziale di questa nuova consapevolezza, per sfruttarla ovviamente a mio favore, per rendere la mia vita migliore. E questa consapevolezza e questa nuova energia è già presente dentro di me. Come ho detto prima, adesso sto imparando a canalizzarla, spero di arrivare nella fase finale, la fase di crescita. E questi erano tutti i miei pensieri su questo periodo di quarantena. Avevo voglia di condividere con voi veramente quello che mi frulla in testa. Vorrei tanto avere un vostro feedback, vorrei tanto sapere come state, vorrei sapere cosa ne pensate degli argomenti di cui ho parlato in questo video. Intanto vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia in questo video. Ovviamente ci vediamo nel prossimo video talk. Mi sento già meglio ad aver condiviso, ad aver parlato con voi, quindi probabilmente arriveranno nuovi video di questo genere, anche perché ci siamo sempre conosciute meglio attraverso questi video e quindi mi fa piacere essere tornata anche un po' parlare come un fiume in piena, che diciamo che è una delle mie grandi doti e anche uno dei miei peggior difetti. E sì, il dono della sintesi. No. Grazie mille ragazze, grazie per avermi seguito e vi ringrazio. Voglio anche salutare tutte le nuove persone che mi stanno seguendo in questo periodo perché siamo diventati tantissimi e ci vediamo nel prossimo video.